Salve a tutti e benvenuti in questo messaggio della Madonna a Marco Taddeo, questo veggente cattolico del Brasile e le apparizioni di Giacarei. Cari figli, oggi vi invito ancora all'azione e al lavoro. Divulgate incessantemente i miei messaggi. Non fermatevi dinanzi alla durezza dei cuori degli uomini. Davvero, i tempi sono cattivi. E gli esseri umani stanno indurendo i loro cuori sempre di più. Diventano freddi, indifferenti e come animali cercano solo i loro desideri e interessi, senza curarsi della salvezza delle loro anime. Non sanno amare Dio né il prossimo né altro. Per questo il mondo non ha pace e la violenza esplode da tutte le parti. Per superare tutto questo è necessario non solo pregare molto, ma anche agire. Lavorare e diffondere i miei messaggi. Pregate il rosario incessantemente per la pace, affinché possiate capire cosa voglio da voi e poi voi possiate decidervi per la santità e finalmente volare fino ad essa. Vi benedico tutti con amore da Pontmain, da Benaux e da Giacarei. Finalmente è uscito il mio libro. La mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito, troverai il link in descrizione e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere. In questo messaggio la Madonna ci chiede la preghiera e l'azione. La preghiera ci aiuta a volare verso Dio. La preghiera non solo la preghiera come colloquio con Dio, ma anche la preghiera come esame di coscienza per esaminarci, la preghiera per contemplare la creazione, la natura, la preghiera per contemplare Dio in noi stessi, la preghiera per riparare, le offese contro la Santissima Trinità. La preghiera per fermare le catastrofi, le guerre, la preghiera per accorciare i tempi del ritorno di Gesù, la preghiera per la nostra santità, perché attraverso il Santo Rosario conosciamo la vita della Sacra Famiglia, conosciamo tanti eventi che sono accaduti nella Bibbia, attraverso la preghiera. Attraverso il Padre Nostro, l'Ave Maria e tutte le altre preghiere possiamo poi comprendere, conoscere il Vangelo, il Vecchio Testamento e così possiamo istruirci sulla parola di Dio e possiamo poi comprendere perché la Madonna ci chiama alla santità. Perché la santità è quell'acqua limpida che Gesù, quando ritornerà, e anche oggi ti ascolta le nostre preghiere, è quell'acqua limpida dove lui vuole dissetarsi, dove lui vuole passare, vedere il suo riflesso. E Gesù non vuole vedere il suo riflesso sbiadito, sporco, perché quell'acqua che siamo noi deve essere limpida, pulita. E di conseguenza deve riflettere la sua immagine in modo perfetto e santo. E questo è, no, non solo è possibile, è possibilissimo, perché il mondo va in una direzione e noi dobbiamo andare in un'altra direzione, quella della preghiera, quella dell'azione e quella del non giudizio, affinché il nostro cuore non cada nell'invidia, nella superbia, nel giudizio. E in tutte quelle discussioni che stanno attanagliando il mondo, sui vaccini, sul Papa, sulla guerra, lasciamo che il nostro cuore sia di Dio, che si fidi di Dio e mettiamo in pratica queste richieste della Santa Vergine Maria, Madre nostra e Madre di Gesù, nel diffondere non solo questi messaggi, ma tutti i messaggi che parlano del ritorno di Gesù, dell'avvertimento universale, dell'anticristo, della guerra, di questo tempo in cui stiamo vivendo, dove è necessario
essere imitatori di Gesù attraverso una vita di sacramenti, di preghiera, di azione, di amore, di non giudizio. Sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria. Finalmente è uscito il mio libro, La mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito, troverai i link in descrizione e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.